Io vorrei, ma anche la migliore volontà, la volontà di fare bene, la volontà di aiutare gli altri, cose ottime che però rischiano di generare quello che è il processo più rischioso, secondo Eckhart, cioè una sorta di involuzione, di ripiegamento narcisistico sull'ego. Io voglio il bene, ma sono io che penso che cosa debba essere bene. Ecco qui anche uno dei temi fondamentali della preghiera del Padre Nostro, sia fatta la tua volontà. E anche del momento del Getsemani, quando Gesù prega nell'orto degli ulivi e dice: se puoi, il mio io umano vorrebbe che questo calice passasse. Se puoi, allontana da me questo calice. Non sono contento di andare a morire in croce, ma sia fatta la tua volontà. Quindi c'è questa capacità di riconoscersi poveri, di riconoscersi deficitari, di riconoscere il dolore anche di dover accettare qualcosa. L'accettazione non è qualcosa di banale, di scontato, il distacco, l'abbandono, è proprio il livello estremo, il più alto, il più difficile, ma è quello al tempo stesso, unico, quell'unico movimento che davvero fa nascere, fa generare il divino in noi. Ultimi due passaggi di questi discorsi. A pagina 65-66, questo vero possesso di Dio risiede nello spirito, in una profonda tensione verso Dio e nell'avere Lui nella mente e non in un pensiero continuo e sempre identico. Ciò è impossibile o assai difficile alla natura. E non sarebbe neppure la cosa migliore. E qui arriva la frase più densa all'inizio di pagina 66. L'uomo non si deve accontentare di un Dio pensato, perché così, quando il pensiero ci abbandona, anche Dio ci abbandona. Si deve invece possedere Dio nella sua essenza, che è molto al di sopra del pensiero dell'uomo e di ogni creatura. Così Dio non ci abbandona mai, a meno che l'uomo non si distolga volontariamente da lui. Qui vediamo un doppio livello nell'uso dei termini ed è uno dei problemi attraverso i quali ci confrontiamo quando dobbiamo usare il linguaggio per esprimere qualcosa che non è soltanto dell'ordine del linguaggio. Perché da un lato Eckhart dice non dobbiamo mirare al possesso. Non siamo noi che possediamo alcunché, Dio non è oggetto di possesso. Dall'altro dice questo vero possesso di Dio risiede nello spirito, in una tensione verso Dio e nell'avere Lui nella mente. Quindi dobbiamo sempre riuscire a capire l'aspetto anche metaforico del discorso. Avere Dio nella mente, subito dopo, infatti, ecco qui di nuovo la tensione dialettica, dire e disdire. Vi dico questa cosa, ma vi dico anche che non vi dovete attaccare a questa cosa che vi dico. Perché se vi attaccate alle mie parole, come prima se vi attaccate a un maestro, a un'opera, a un paese lontano, allora non avete ancora veramente capito quello che vi sto dicendo. Quindi Eckhart da un lato dice, dobbiamo possedere Dio, dobbiamo riuscire a far entrare Dio in noi, lo dobbiamo far nascere nella nostra mente e subito dopo dice, l'uomo non si deve accontentare di un Dio pensato, perché così, quando il pensiero ci abbandona, anche Dio ci abbandona. Grande problema per i filosofi. Arrivare a un pensiero sublime che pensa a Dio, ma che confina Dio al pensiero. E quando il pensiero abbandona l'uomo, allora anche Dio abbandona l'uomo. E quindi Eckhart dice, dobbiamo riuscire a incontrare Dio in un luogo ancora più intimo del pensiero stesso. Qualcosa che non sia soltanto oggetto di un raziocinare, di un intellettualizzare Dio. Dobbiamo incontrarlo, potremmo dire, nella prassi, nei nostri gesti. Dobbiamo addestrarci, dobbiamo incamminarci, dobbiamo disporci ad accogliere Dio in un modo tale che qualunque gesto noi compiamo, lì ci sia Dio. Verrà un giorno magari in cui non penseremo più. Verrà un giorno in cui, o perché saremo morti o perché avremo l'Alzheimer,
il pensiero non sarà in grado di supportare né di sopportare nulla. Sarebbe un ben misero Dio quello che, scioltici dal pensiero, non fosse più con noi. Eckhart, che è uno dei più grandi, dei più fini intelletti del suo tempo, dice: attenzione a non affidarvi al pensiero. Io ve lo dico pensando, qui siamo un pensiero profondissimo che al tempo stesso, offrendosi, si scioglie. L'offerta è questo scioglimento. Eckhart ci offre il suo pensiero e ci dice: non attaccatevi neanche a questo pensiero, non attaccatevi neanche al pensiero più alto, perché Dio è ancora al di là o al di qua del pensiero più alto o del pensiero più profondo. E ultima cosa di questi testi, e poi passiamo a quelli di oggi, che è in un certo senso il coronamento di questa serie di pensieri che per il momento vi ho gettato in maniera un po' densa, ma che costituiscono la base su cui torneremo sempre. Talvolta, per amore, si deve abbandonare il giubilo per qualcosa di migliore. Pagina 74, l'ultimo passo. Talvolta, per compiere una necessaria opera di amore spirituale o materiale. L'ho già detto altre volte, se anche fossi rapito in spirito come San Paolo e sapessi che un malato aspetta da me un po' di minestra, riterrei preferibile, per amore, uscire da tale rapimento e soccorrere l'indigente in un amore più grande. Io raggiungo il massimo livello di estasi, la rosa mistica, come la chiamerebbe Dante. Ecco, in quel momento io non sarei così perfetto se restassi nel rapimento statico e non andassi ad aiutare qualcuno che ha bisogno di un po' di minestra. Bello che dica anche questo, non dice aiutare il Papa a risolvere i problemi del mondo, sanare e fare un miracolo, dice servire della minestra. Se un fratello ha bisogno che io gli serva la minestra e io sto contemplando Dio, sono completamente circonfuso dalla sua luce, ebbene non sono nella perfezione. La perfezione è in questa, come dicevo prima, imperfezione, di questo rientrare in sé. È un po', se vogliamo, come il voto del Bodhisattva nel buddismo. Il Bodhisattva, un termine sanscrito che significa colui la cui essenza, sattva, è la bodhi, il risveglio, l'illuminazione, fa il voto nella tradizione del buddismo mahayana di non accedere al nirvana, di non raggiungere la liberazione totale finché tutti gli esseri non si sono liberati, e quindi una sorta di voto infinito. Ma dice che anche qui la perfezione completa non è quella di entrare a tu per tu con l'assoluto e basta, e magari dando anche l'esempio, aiutando gli altri con l'esempio. No, migliore di questo, più in comunione con la natura e con Dio, è restare sulla soglia, accettare di non liberarsi totalmente, perché o ci si salva tutti insieme o non ci si salva, perché è nella comunità, è nella fratellanza, è nella relazione che c'è la vera salvezza. E quindi anche qui vediamo un altro punto di contatto, volendo, con la tradizione del buddismo zen, questo restare sulla soglia, che non è una mancanza di coraggio, non è un timore reverenziale, non è una falsa modestia, ma è il riconoscere di essere anche fatti di carne e non solo di spirito. È riconoscere di partecipare di una vita che non è solo nostra, ma che è comune. È riconoscere che Dio non è nell'alto dei cieli, nel senso che è una alterità assoluta, ma che Dio è accanto a noi ad ogni passo, nel fratello che sta male e nel fratello che sta bene, è nel bicchiere che mi dissetta ed è nel libro che leggo, è in tutte le cose e in nessuna di queste cose soltanto. Quindi, come diceva Raymond Panikkar, il panteismo
È sbagliato non per eccesso, ma per difetto. Panteismo significa pan tutto, theos Dio. Dio è tutte le cose. Ed è stato considerato tuttora anche per la dottrina tradizionale è una sorta di blasfemia o di eresia, perché Dio non è le cose, ma è altro. E Panikkar diceva: Dio è anche altro, ma è anche le cose. Dio è tutte le cose e anche di più. Quindi il panteismo non dice, non è sbagliato perché dice troppo, perché dice ancora troppo poco. E Eckhart è proprio questa la direzione che ha indicato. Riuscire a sentire Dio, a percepire, a vivere Dio, una percezione anche sensoriale, non solo, ma anche, perché si percepisce Dio anche proprio facendo comunione, mangiando il pane che gusto è anche dimensione divina, quindi non è soltanto l'estasi mistica, non è soltanto l'invisibile. L'invisibile e il visibile sono i due lati di una medaglia, sono anche qui una comunione di due dimensioni che si intrecciano. Non sono nemmeno due metà che si giustappongono, il visibile e l'invisibile, ma sono completamente immersi l'uno nell'altro. E Eckhart, appunto, è sempre costantemente proteso a mostrare come il massimo del sublime ci sia nel massimo dell'umiltà e come il massimo della perfezione si dia, accada, si offra anche in ciò che ci sembra il massimo dell'imperfezione, dell'incompiutezza. Io prendo questa mia incompiutezza, questo compito in classe sbagliato, questa lettera che non sono riuscito a finire, questo libro che è venuto male, questo disegno sbagliato, questa nota stonata, questo maglione rotto e di questa rottura, di questa mancanza, di questo bianco sulla pagina faccio offerta. Non sono solo i pieni che sono divini, sono anche i vuoti. Ed è tra il pieno e il vuoto, ed è nel passaggio, nell'immergersi del pieno del vuoto, del vuoto nel pieno, che si dà appunto questa relazione, questo spirito che soffia. Lo spirito proprio si dà non solo nel pieno, non solo nel vuoto, ma in questo continuo scambio. Poi vedremo vuoto, nulla, Dio sono termini che possono anche scambiarsi l'uno con l'altro, ma perché? Perché non dobbiamo affezionarci nemmeno a nessuno di questi termini. Non è che se io sostituisco ente sommo con vuoto, allora sono a posto. E questo lo insegna benissimo la tradizione del buddismo, perché posso subito riempire quel vuoto di contenuti, di brama di possesso, di velleità di erudizione. Vedete come sono bravo? Io chiamo vuoto invece che ente sommo e quindi di nuovo l'ho trasformato in pieno perché mi ci abbarbico, perché trasformo l'evento di quel senso nel significato. Vuoto, nulla, nulla assoluto, Dio sono significati e noi non possiamo fare a meno dei significati. Abbiamo bisogno di parole per nominare l'esperienza. Ma non dobbiamo lasciare che ciò che produce quei significati, ciò che sta a monte di quei significati, o ciò che ne è lo sfondo senza fondo di quei significati, si risolva totalmente in qualcuno di essi. Dobbiamo saperli usare quei significati nel distacco. Li usiamo perché ne abbiamo bisogno, ma al tempo stesso non diventano degli assoluti. Il pensiero ebraico ha anche una grandissima saggezza e sterminate riflessioni sul potere del nome. Tant'è che Dio ha tantissimi nomi, nessuno dei quali è l'unico e il nome assoluto è impronunciabile, ma ciascuna, anche persona, ha un nome che solo gli angeli conoscono, un nome che lo individua, ma che al tempo stesso lo individua non come ego, come dicevo all'inizio, ma come apertura al mistero.